9 marzo 2020. Il Signore parla. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 25. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Un tempo triste ci coglie oggi in una quaresima che esce dalla celebrazione liturgica e si fa più materiale. L'epidemia ci costringe a modificare le nostre abitudini e viviamo l'obbligo della separazione tra noi, spesso tra amici e congiunti. Siamo costretti all'isolamento contro un nemico che quando si rende visibile ci ha già colti. A questo si aggiunge la conseguenza della privazione delle celebrazioni liturgiche, con la conseguente privazione della comunione con il corpo di Cristo. La separazione tra noi segna anche la separazione dall'Eucaristia, presenza realissima del Signore, pane del cammino, via verso il regno e la risurrezione. Le cause prossime le conosciamo e non possiamo che lodare quei provvedimenti che cercano di salvaguardare tutta la popolazione dall'allargamento del contagio, veloce tanto quanto inaffrontabile, se il numero degli ammalati superasse la soglia degli strumenti sanitari. Quello che ne consegue però e lascia amareggiati è la privazione dei conforti religiosi. Tanto dolorosa quanto maggiore è la fede. La mancanza delle liturgie, le nostre preghiere pubbliche, aumenta lo sconforto del tempo difficile. Anche se oramai è una minoranza quella che pratica i sacramenti con una fede piena, rispetto a coloro che considerano Dio e la Chiesa di Gesù come marginale nella vita quotidiana, il vuoto appartiene a tutti, tocca a tutti in modo diverso. Solo i nemici di Dio possono rimanere indifferenti davanti a tale fatto o esultare per questo. Nonostante il sentire diversificato, l'assenza del sacrificio in realtà tocca a tutto il mondo per quanto riguarda le cause. Poiché l'amore è una legge di Dio messa nel cuore di ogni uomo, tutto il mondo è chiamato a rispondere di questo, di come ha trattato l'altro uomo. Ed il mondo in questo non risponde bene da molto tempo, compreso quello cristiano, nonostante il fermento vivo della fede e dei sacramenti. Il richiamo ad un cambiamento radicale venne in modo epocale a Fatima. Non abbiamo obbedito all'appello della conversione ed il mondo è peggiorato.
Noi crediamo con la Chiesa che Dio parla attraverso la storia, i fatti e gli eventi. La storia vera è quella che si comprende alla luce della parola di Dio. Senza di essa rimangono solo letture di parte, volte a giustificare prima e dopo le intenzioni degli uomini. Ebbene, è difficile non pensare che siamo spinti da Dio a modificare lo stile di vita, i nostri comportamenti abituali, la frenesia delle cose sproporzionate rispetto al senso della vita nella sua finitudine e nel suo destino di eternità. Ciò che in senso diffuso si è perso è certamente il rispetto della persona, il senso di attenzione all'altro, l'amore disinteressato, la capacità oblativa, l'abnegazione, cominciando dalla famiglia. I credenti hanno abbandonato i sacramenti ed i comandamenti. Gli eventi di queste settimane ci obbligano a ripensarci riguardo allo spessore umano, ai valori essenziali. Per i tiepidi della fede, poi, la privazione dell'Eucaristia può far sorgere una consapevolezza più forte della sua presenza, poiché il vuoto si mostra quando lo si sperimenta, come la liturgia del Venerdì Santo ci insegna. Dio ci parla e ci chiede conto dell'amore per il prossimo o dell'egoismo. La privazione della partecipazione del sacrificio eucaristico non è ancora la privazione della sua celebrazione, per quanto non accessibile, non è ancora quell'abominio della desolazione di cui la Scrittura ci parla. Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, ma le prove producono frutti diversi nei virtuosi, poiché nella sventura il giusto si santifica, il peccatore si converte e si inginocchia, l'ingiusto invece aumenta la sua ribellione, mentre Dio distrugge l'opera del male che progetta di impedire la via alla vita eterna. Dio vi benedica.